occultismo, all'alchimia, al magismo da tanti anni, quasi oltre una ventina. Scrivo su diverse riviste, tra cui Sirio, che chi è appassionato di astronomia e questi argomenti magari conosce, piuttosto che una rivista molto specifica creata. Sono anche sacerdote Wicca, ma non importa, è una via, diciamo, religiosa legata agli antichi culti precristiani. Ma oggi parleremo di una cosa assolutamente non religiosa, legata all'esperienza un po' di tutti. Ovvero sia, parleremo del viaggio della coscienza attraverso dei simboli molto antichi, che sono un po' l'ABC all'interno dei simboli dell'ermetismo, come il cerchio e il punto. Se voi guardate i simboli ermetici, molti di questi hanno nella loro costruzione questo riferimento, un cerchio piuttosto che un centro. Hanno un significato. Molto spesso i simboli ermetici sono formati attraverso una serie di sigle: cerchio, punto, la croce, triangolo, che sono montate secondo il loro montaggio, hanno diversi significati. Quindi non è necessario studiare le memorie per sapere qual è il loro significato, basterebbe, fra virgolette, conoscere l'ABC, metterle insieme e si ha significato. Noi ovviamente oggi ci limiteremo a parlare di cerchio e punto. E di cerchio e punto rispetto alla coscienza. Allora, noi abbiamo la profonda convinzione, sempre, costantemente, di essere coscienti. Che cos'è la coscienza? Secondo le scienze, secondo la neuropsicologia e neuropsichiatria, la coscienza potrebbe essere definito come l'insieme dei processi mentali attualmente in atto. Ok, ma cosa sono i processi mentali? Pensate al mio stato di coscienza adesso. Io adesso sono concentrato a formulare un discorso, nella speranza che sia. E tutta la mia coscienza in questo momento sta vedendo questo. Io sono questo insieme. Il fatto che lui si sia posato lì mi è appena passato per gli occhi, l'ho appena notato, non sto guardando il colore della stanza, sto parlando con un altro, ma tante cose mi sfuggono, la mia coscienza è focalizzata. Non solo, ma nella vita quotidiana abbiamo costantemente esperienze di momenti in cui la nostra coscienza in realtà non c'è. Quante volte si dice, ero sovrappensiero, sì, magari stavo pensando qualche cosa, ma tutto il resto della mia vita mi sta sfuggendo. No? Sto guidando, tornando a casa dal lavoro, le marce entrano da sole, non mi sono accorto, ho fatto quattro semafori, due rotonde. E uno dice, vabbè, è il momento di distrazione. No, no, è che alla base del nostro essere non siamo sempre coscienti. Se immaginiamo che la coscienza sia la luce, noi siamo una torcia, la luce è consapevole di se stessa solo nel momento in cui c'è. In quanti momenti noi non siamo coscienti di non essere coscienti? È impossibile. Poi arriviamo al cerchio e al punto, è singolarmente. Ma nella spiegazione del corso, questa breve narrazione, dicevo, per parlare di questo mare della coscienza, no? Di queste acque in cui noi navighiamo. E allora mi piace usare la similitudine tra l'appunto delle acque di un oceano, e c'è un pezzo carino, carino forse è dir poco, che vorrei leggervi perché è molto evocativo. È scritto da un tale Abraxa, che in realtà era lo pseudonimo di un esoterista dei primi del Novecento, tale Ettore Quadratini.
e dice: la vita elementare degli esseri tutti, senza eccezione, è retta dal profondo, da una forza primordiale. La natura di questa forza è brava, un appetito che non ha mai soddisfazione, un abbattersi che non conosce termine, irresistibile necessità e cieco, selvaggio volere, divenire, trasformazione, disordinata, caotica, eccetera, eccetera, eccetera. Come una meraviglia e come uno spavento ne parlavano i santi. Così la chiamavano, fuoco universale, vivente, drago verde, quintessenza. E prosegue facendo esempi poi più concreti. Dice: la razza degli uomini, in realtà, questa forza non la conosce. Una provvidenziale legge di natura la cela alla loro coscienza. Notate qual termine ancora: coscienza. La cela alla coscienza. Cioè c'è, sta sotto. Anima, ma non abbiamo coscienza. Sappi che la vita della tua vita è in lei. Essa si palesa, ad esempio, in tutti i momenti di subito pericolo. La velocità di un'alba su di te, il stato nella via, il veder meno del terreno sotto di te per altresì che passa un crepaccio, il carbone ardente senza fiamma che tocchi. Subito, repentinamente, un'azione arriva prima di te, un'azione di difesa, proteggersi con le mani. È la tua volontà? È la tua coscienza? Domani. No, non è la tua volontà. Quella arriva soltanto dopo. La tua coscienza, così come sei disposto ad intenderla, arriva dopo. E larga parte dei nostri processi mentali, fisici, fisiologici, si muovono senza quello che noi chiamiamo coscienza. Noi siamo coscienza solo nel momento in cui decidiamo di essere, cioè quando sentiamo la luce e ci concentriamo su questo. Ma lo facciamo sempre in un particolare momento, in un particolare oggetto ed aspetto. Bene. Per capire meglio questo, e scusate se la prendo un po' lunga, possiamo immaginare quindi un ambito in cui noi abbiamo consapevolezza di noi stessi, un ambito illuminato, e un ambito invece che non conosciamo, che pure interagisce con noi. I psicologi lo chiamano, non so, l'inconscio, anche solo nei processi. Apprendimento dei nostri sensi, abbiamo un passaggio fra ciò che è l'esterno e ciò che è la coscienza, ciò che è. Abbiamo l'esterno che viene filtrata da processi cognitivi. Questo confine tra interno ed esterno può essere simboleggiato con il cerchio. Perché gli antichi utilizzavano il cerchio, e aiutiamoci con un esempio per capire meglio. 10.000 metri. No. L'uomo da poco ha iniziato a raffinare sempre di più l'arte di scheggiare il pietre. Ancora non si lavora nemmeno tanto. Non siamo nemmeno nei neolitico. Neanche nell'età del popolo. Quasi l'intera Europa è ricoperta di foreste. Tenete conto che in epoca romana si diceva che uno scoiattolo potesse andare dalla Calabria fino alla Francia senza mai scendere da un'altra. Quindi c'è bosco. Rarissime piazze di natura. Una tribù, un consesso di esseri umani si riunisce dopo una giornata di caccia, di lavoro, e accende il fuoco. Arriva la sera, arriva la notte, ed è un attimo, 10.000 anni fa, ma anche solo 10.000 anni fa,
passare dalle cacciatore alle serpenti. Arriva il buio e c'è il fuoco. Chiunque sia stato all'aria aperta a fare un bivacco saprà che la luce che proviene dal fuoco circolava. Dentro questo cono, questa luce, tu conosci se è sicuro. Fuori c'è il buio. Non sai. E la nostra coscienza è molto simile. Non solo, ma è molto più simile alla nostra coscienza essere. Immaginate questo cerchio che fa la confine tra ombra e luce. È molto più simile ad essere in un punto di questa circonferenza dove possiamo o andare verso il centro e concentrarsi rispetto a ciò che è la nostra esperienza interiore, o guardare verso l'esterno, ok? Per quel poco che ancora riusciamo a vedere. La circonferenza arriva quindi a significare all'interno del nostro viaggio di conoscenza verso l'esterno punti di vista attraverso i quali sperimentiamo l'esterno o ci sperimentiamo. Esiste però un punto privilegiato, istituiscono i nomi delle loro speculazioni, che è quello centrale. Il centro dove c'è il fuoco è il punto che ti consente di vedere tutti i punti della circonferenza, non solo quello che ti è più vicino. Mi avete seguito fino a qua? Okay. Bene, per la conoscenza, per coscienza e consapevolezza dell'essere umano, che cosa significa riuscire a farsi centro rispetto alla possibilità dei mille punti di coscienza che normalmente adottiamo? Le religioni e la spiritualità hanno dato mille definizioni a questo punto centrale che ci consente di vedere tutto insieme. Nelle discipline orientali c'è il termine samadhi, il buddismo, alcuni ritengono che questa centralità potrebbe essere la liberazione del nirvana. Negli esercizi spirituali di Loyola questo punto centrale sembrerebbe la contemplazione dell'uno divino. Nella Kabbalah la capacità di vedere l'intero albero delle sefirot, fatto sta che a partire da un semplicissimo fuoco nella notte l'uomo inizia a usare queste similitudini concrete e semplici per elucubrare una serie di significati. Il cerchio, ad esempio, porta con sé nel suo significato il fluire del tempo, e non è un'invenzione astratta. Stiamo sempre nella realtà. L'uomo inizia a intuire il tempo e a misurarlo partendo da un cerchio, partendo da un punto centrale, un paletto che è dato a terra, il cosiddetto gnomone. Il sole si sposta, viene disegnato un'ombra, e a proiezione di questo noi abbiamo non solo l'andamento del sole, ma a questo per via geometrica molto semplice vengono intuite le direzioni dello spazio, no? Noi oggi chiamiamo il nord, l'est, il sud, l'ovest, eccetera. E anche attraverso questo cerchio l'uomo riesce, ma pensate quanto dovrebbe essere complesso, cioè qualcuno che si è messo in discussione a misurare le ombre, a misurare ad esempio gli equinozi e i solstizi. Quando giorno e notte si equivalgono, il giorno più lungo dell'anno, il giorno più breve, è importantissimo per seminare o per le cacce. Il cerchio diventa un fine interno e esterno e allo stesso tempo i mille istanti del tempo che si rincorrono ai nostri modi di avere consapevolezza e coscienza di noi stessi o dell'esterno. Okay. Domande fin qui? È stato bravissimo.
riuscire ad acquisire questo punto centrale, ma questo falò centrale, questo centro del cerchio. Molti percorsi psicologici e spirituali insistono sulla necessità di non dare rilievo, troppo rilievo all'ego, all'io, no? Bisogna stare attenti in realtà, perché l'ego, se esiste un motivo, c'è. Se non c'è un io che concretizza questa circonferenza, ci cade nella psicosi, ok? È un po' pericoloso annullare l'ego. Ma questo punto centrale non è l'io, non è l'ego, è quella scintilla primordiale che ci consente di vedere l'esterno. Assagioli l'avrebbe definito il centro, diciamo, il punto d'aggancio del trasverso. Mircea Eliade diceva invece: non è attraverso un ripiegamento su se stessi che noi possiamo incontrare il sacro in noi, ma è solo con l'apertura di noi stessi al foro dell'esperienza. Ecco, l'acquisizione di questo centro, tra l'altro il simbolo messo nella lavagna, questo è più chiaro. Immaginiamo il cerchio, mettiamoci un puntino in mezzo e abbiamo un simbolo ermetico, ad esempio, del sole. Guardate come diverte. Acquisire questo centro significa avere luce per vedere tutto il resto. E quindi paradossalmente l'acquisizione del centro non è una introversione, viceversa è la possibilità di vedere tutti i punti delle circonferenze. René Guénon, che è un noto esoterista la prima metà del Novecento, faceva notare come il centro sia essenziale alla circonferenza pur senza esserne parte. Sembra una cosa semplicissima, elementare, no? Ce ne insegno per appunto all'inizio di geometria. Eppure questo cosa significa? Che probabilmente questa centralità di coscienza e di consapevolezza non corrisponde a quella coscienza e consapevolezza così come noi usualmente la riteniamo e la viviamo, che è quella lungo il cerchio. Ok? Vi provo a fare un esempio più comune. Dicevo all'inizio, in questo momento la mia coscienza, consapevolezza di me stesso è ciò di cui sto parlando. Un po' di ansia nel cuore di non aver capito, la voglia di spiegare qualche cosa, quella è tutta la mia consapevolezza. Se mi pongo al centro, riesco a vedere che sto vivendo questa consapevolezza, che lei ha chiuso gli occhi cercando di immaginarsi il simbolo, cercando di capire meglio, che lei non è del tutto convinta perché la fronte è bruciata, eccetera, eccetera, eccetera. Se mi pongo verso il centro, non riesco solo a vedere me, riesco a vedere l'esterno. Ok. Bene, c'è di più. Se riusciamo ad acquisire questo centro, noi adesso abbiamo parlato su uno spazio bidimensionale, no? Certo. Riusciamo anche ad individuare un asse. Okay. Andiamo in tre dimensioni. Un asse dove a questo punto non abbiamo più un centro, una circonferenza, un dentro, un fuori, ma abbiamo anche un sopra, un sotto. Ecco. Fondamentalmente, con i simbolismi utilizzati dagli ermetisti del cerchio e del centro, che hanno tanti altri significati, i simboli sono sempre una poesia, okay? Hanno
sempre tanti significati e tanti modi diversi di stare. Ma rispetto all'interiorità, al vissuto dell'uomo, il simbolismo ermetico è come se in qualche modo, in maniera germinale, presagisse a quello che poi sono stati gli studi della psicologia, cioè esiste un sotto di noi, un qualche cosa che si muove sotto e ci sfugge. Esiste anche un qualche cosa sopra di noi. Quindi potremmo parlare di inconscio o di parte strettamente razionale. Abbiamo un centro che è l'ego superiore, secondo me, di scuola. Vi è mai capitato, chiedo, di trovarmi in quelle situazioni in cui state guardando, per dire, un fantastico panorama, e avvertite quella sensazione quasi di scollamento rispetto all'ordinario stato di coscienza in cui, come direbbe Leopardi, il cuore si spaventa, non fa carne dolce in questo mare, okay? Questa sensazione di disintegrazione che giustamente spaventa. Vi è mai capitato? Chi è che non è? Se notate, in realtà queste sensazioni sono anticipate quasi dal contrario, cioè ho una sensazione di profonda presenza a se stessi. Avete mai notato? Cioè è come un momento preliminare di profondo radicamento in se stessi, di presenza che ti consente di fare quel passo oltre, di sentire questo affogare, perché nel momento in cui sei il centro ti rendi conto della vastità del cerchio, ok? È questa serialità di cui parlo. Guardate che se pensate al simbolismo della croce, tanto caro ovviamente al cristianesimo, ma anche al religione, la croce dal punto di vista ermetico rappresenta proprio questo lavoro di centratura, di direzione di luce. Funziona sia su un piano e sia se la mettete sulle tre dimensioni. Quindi l'individuazione di un centro, ma anche di un sopra e di un sotto. Pensate che esiste, ma credo un numero, io ne ho incontrate in vari campi almeno una quarantina di pratiche differenti, che siano religiose o addirittura di magie cerimoniali, che lavorano solamente per questo, cioè per riuscire ad ottenere questa centratura, o con esercizi religiosi, ad esempio di medesimazione della croce, sono esercizi spirituali dello yoga. O l'idea di allinearsi il proprio asse, il proprio centro a quello del cosmo, no? Secondo il motto ermetico del Cumminato, così in basso, cercare di allineare il proprio centro, il centro del cosmo. E questa è una ritualità che si trova ad esempio nelle magie cerimoniali tanto ottocentesca, no? Del Middle Pillar, la colonna centrale. Bene, guardate che questo centro, questa colonna, non è solo una sensazione, un'idea, un simbolo, ma è presente anche in noi, anche da un punto di vista meccanico. Voi cadete nel momento in cui vi spostate, il vostro baricentro esce dalla proiezione della vostra base d'appoggio. Cadete, è geometrico. Non solo, ma voi avete un asse centrale, siete proprio costruiti su un asse centrale, che è la vostra colonna. È divertente come l'asse del cosmo presso gli egizi venisse chiamato la spina dorsale di Osiride, la colonna vertebrale di Osiride, che veniva anche rappresentata con lo Z, no? Questa colonna, l'asse cosmico
nella mitologia norrena è un enorme albero, intersi, molto simile per strutturazione al trono. In ambito orientale, lungo la colonna vertebrale, passano alcune delle correnti fondamentali energetiche del corpo e possiamo posizionare sulla colonna vertebrale i centri energetici, che qua in Occidente li abbiamo un po' semplificati, adesso sono 7 chakra, anche a seconda delle scuole in realtà in Oriente si dice che sono solo 7 che sputano in un occhio, perché è la cosa un po' più complessa, ma possiamo utilizzare anche solamente questi 7 in realtà. Non solo, ma anche in ambito greco ritroviamo questo asse. Un signore di cui non trovo ancora uno splendido ricordo, in un corso che fece tanti anni fa di spagheria di alchimia, disse: guardate, un signore un po' anziano, guardate che è questa colonna vertebrale importante nel lavoro energetico, nel lavoro spagirico, perché è da lì che passa il fuoco degli dèi. Ma e lui non si riferiva a cosa orientale. Perché, se voi pensate al mito di Prometeo, vi ricordate Prometeo con quel fuoco, frega due volte Zeus, perché poi sulla cosa del sacrificio fa la parte grassa, la parte magra. In pochi ricordano che quando lui frega il fuoco all'Olimpo lo nasconde in un bastone caro di finocchio selvatico, hai capito perché? Solo dopo anni l'ho capito, quando ho avuto un'ernia al disco, l'ho capito, perché il bastone di finocchio selvatico, che è cavo come una canna di bambù, quando è fresco ha dentro una sorta di poltiglia, simile al midollo spinale, no? Se voi lo piegate è uguale a un'ernia discale, e Angelini sosteneva, può essere anche solamente un'invenzione, ma una similitudine che secondo me dà l'idea. Sosteneva che in realtà il bastone di Prometeo, questo fusto di finocchio selvatico, altro non fosse che una metafora, una similitudine della nostra corona vertebrale. Bene, abbiamo parlato per l'appunto del cerchio, del centro, dell'asse e di come posizionarsi sul centro e l'asse ci possa consentire non tanto un ripiegamento su noi stessi, ma una visione più ampia, una visione più verso l'esterno. Vi ho fatto l'esempio di quando guardiamo il panorama, questa sensazione di disgregazione che spesso è anticipata in realtà da una profonda sensazione di ancora ancoraggio. Ecco, esistono delle pratiche per metterci sul centro e per radicarci. Io ne propongo per motivi in realtà anche di tipo religioso, ma sono assolutamente indipendenti, delle pratiche proprio di lavoro energetico per lavorare sul centro, sul cerchio e sull'asse. Uno che è noto quasi a tutti quelli che operano in ambiente turistico è il radicamento. Chi è che non ne ha mai sentito parlare? Tutti. Tu no? Il radicamento è una pratica, in realtà il termine deriva dall'inglese grounding, nasce, viene coniato, si diffonde a partire dal 1950, poi però la diffusione maggiore attorno al 1970 per opera di Lowen, padre della bioenergetica, è un psicologo originariamente in formazione e il significato di grounding è di messa a terra, cioè di riacquisire un contatto con la materialità in termini di stabilità, di connessione e di salvezza, okay? Quando tu mangi ti stai radicando nel qua e nel ora. Se mangi del cotechino sicuro radica. Ok? Radicamento. Il radicamento, ad esempio, è una pratica preliminare che ci può servire a centrarci. La centratura, anche questo è un termine che spesso si sente utilizzare fra operatori. Allora, prima di iniziare, dove
Chi è che non l'ha mai sentito? Ragazzi? Senta, mi raccomando, adesso c'è una. Allora, detta così fa molto ridere, eh? Poi non viene mai spiegata bene, se ci pensate, c'entra, ok? Non te lo spiegano quasi mai. La centratura è proprio questa attività di porsi in questa sorta di falò primordiale, costituito di illotempo, il centro del nostro cerchio delle mille possibili consapevolezze. Per fare un passo oltre la consapevolezza di quell'istante, rendermi conto di ciò che sto vivendo, della mia consapevolezza di ciò che ho vivuto. E quello è il modo, perché dicono, per operare, per far magia, centrati. Perché quello è intanto il primissimo modo per sentire fuori, per sentire via. Paradossalmente, nel momento in cui mi centro, l'io, così come normalmente lo intendo, diventa un punto sulla circonferenza, non il mio punto. Ok? Perché quel centro non appartiene a nessuno, è di tutti. È di tutti. Perché quel centro è il centro di ogni tempio, di ogni atto sacro, di ogni lavoro energetico. In qualunque tempo è una centratura perfetta, è forse una delle cose più incredibili che si possono fare in vita. Raramente, pochissimi voti ci sono riusciti. Noi ci avviciniamo come se stessimo cercando di colpire un bersaglio, il centro, ci possiamo avvicinare, facilmente riusciamo. Dicevo poco fa, non è un caso che il cerchio in mezzo a un punto sia anche il glifo, il simbolo classico in ermetismo, nonché in astrologia, del sole. Vorrei farvi notare una cosa. Allora, qual è la divinità greca, ma anche romana, usiamo quella romana, legata al sole? La luce del sole. No, Apollo. Giove è legato. Zeus è legato a Giove. È Apollo. Apollo. Qual è una caratteristica di Apollo? La puntualità. Colpisci con la freccia, Apollo. Apollo è la divinità dell'intuizione saettate, non è la speculazione, non è il sapere speculato, lunare, è intuizione formidabile, è luce, è quel momento in cui voi avete letto lo stesso paragrafo, altri 10 libri, eccetera. Non capisco. A un certo punto non si sa perché state prendendo un bicchiere d'acqua e tutta una serie di ragionamenti, magari che avevate letto il mese prima, iniziano a fare tac 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 tac, si incastrano e fa, avete capito? L'intuizione. Per questo che i poeti, ma anche gli scienziati, gli artisti, è quell'attimo di grazia di. Questo centro è lui, è intuizione. Così, divagando un attimo, vorrei far notare che il classico di Apollo erano questi palli anche circolari, sfrenati, no? Circolari, di solito ci stavi in mezzo moriva, ma questo è una cosa di cui non parleremo. Bene, quindi. Luce, consapevolezza, eccetera. Però vorrei far notare un altro aspetto rispetto al simbolismo del cerchio, del cerchio. Cos'è che non ti convince? Dimmelo. No, la luce mi dà fastidio quando ti guardo. Ah, ok. È quello.
La luce, non io. No. Cosa? La zia. Ok, quindi non avete, non avete la corruccia. No. Ok. Allora, dicevo, fino adesso abbiamo ragionato di spazio, ok? Fuori, dentro. Noi viaggiamo in questi estremi, ci possiamo posizionare. Abbiamo parlato quindi spazio sopra, sotto. Non abbiamo parlato, se non brevissimamente, del tempo. Perché come noi viviamo il tempo, senza tirare in ballo questioni di fisica della relatività che non c'entra niente, ok? Il vivere il tempo è relativo, l'abbiamo imparato fin da scuola, quanto non ci passava quell'ora di algebra, no? Quanto proprio non ci passava, eh? Quanto invece passava rapidamente quell'ora passata con gli amici. La nostra coscienza, la nostra consapevolezza vive il tempo in modo differente. Bene, una manovella che regola questa sensazione del tempo sta anche nella nostra distanza rispetto a il centrarci, il centro o la circonferenza. La nostra vita usuale è quella del camminare attraverso successivi stati di differente consapevolezza di noi stessi ed è il nostro usuale scorrere nel tempo. Circonferenza. Quando noi andiamo in centratura, il tempo perde quasi un po' di significato. Chi è che è operatore qua, che per caso lavora, non so, preti o cose di questo tipo? Allora, ti è mai capitato di lavorare, ad esempio, a livello energetico e dire, ma qua non è passato un'ora, saranno 5 minuti che sto lavorando, era passato un'ora? O il viceversa? Quando vai in centratura, il tempo ha questi fenomeni di compressione ed espansione che vi devo dire, non ditemi come funziona perché ancora non l'ho capito, ok? Non lo so, però posso garantire che uno dei segnali che potete recepire e misurare da voi stessi la vostra consapevolezza è un suggerimento che do nella pratica, per chiunque faccia meditazione, visualizzazione, lavoro energetico. Guardate l'orologio all'inizio, guardate l'orologio all'inizio e alla fine di una meditazione guardatelo alla fine, perché la discrasia tra il tempo da voi percepito e quello effettivamente misurato spesso è un segnale molto interessante sul vostro aver lavorato in stati di cosciente consapevolezza successivi sulla circonferenza rispetto a quando si è in centratura il tempo rallenta o aumenta. Ti ripeto, non ho capito, io bene non l'ho capito. Tendenzialmente è come se si annullasse, e però in questo annullamento, siccome sei in uno stato alto di consapevolezza, questo annullamento può essere vissuto da te sia come espansione che come contrazione. Vedevo che tu scuotevi la testa, vedevo scuotere una testa. No, no, dietro sta prendendo appunto. Anche a te è capitato questa cosa del... Sì, ma nello stato meditativo si può sapere se è il corpo, cioè non c'è, proprio non c'è. Non c'è. Ok, in questa mancanza del tempo, allora non vorrei che fosse intesa questa come un dato essenziale, è perché vorrei riportare l'argomento questo falò all'inizio dei tempi, quando vi dicevo questo centro è tutti i centri, non appartiene a te o a me, è il centro.
in questo essere centro in illo tempore, cioè primordi agli inizi, questo, l'essere in questo centro è l'essere in un non tempo. Ciò che agiamo in questo centro l'abbiamo sempre agito, paradossalmente. E è il motivo di uno dei fenomeni più divertenti del lavoro energetico. Il lavoro energetico in alcuni casi agisce retroattivamente. È come se agisse sulle cause per non ancora che sugli effetti. È come se non badasse al tempo. In questo, e siamo, e ritorniamo al simbolismo ermetico, questo cerchio con questo centro, se noi togliamo il centro e stiamo semplicemente sulla temporalità di un tutto che continua a muoversi, abbiamo ad esempio il simbolo dell'Uroboros, dell'Uroboros, il serpente che si mangia. Ma qua per l'appunto è tempo, è moto, è sviluppo. Il tutto, come in alto, così in basso, è tempo, è sviluppo. Ma se lo guardiamo dal centro, il tutto diventa immobile. Il tutto diventa immobile. È come se si congelasse. Guardate che adesso uno potrà dire, vabbè, tossi di plante, lei queste cose, vabbè, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, lei se le sta completamente inventando. No, no, guardate che in realtà queste speculazioni sono presenti in tantissime, in tantissimi ambiti antichi, anche religiosi. Vi faccio un esempio. In ambito italico, la divinità dell'inizio, delle soglie, dei passaggi è Jan, Janus, signora della porta. Janus Patuccius, porte di tanto. Giano, colui che apre le porte, inizio. E apre, vicino, volte, guarda, avanti, guarda indietro. Il volto segreto di Giano è il presente. Sapete chi ha come compagna paretra, divinità meno conosciuta, ma perché anche la società italica e latina non era esattamente quel faro del femminismo, ok? Chi è? Era Cardea. Cardea era per l'appunto la divinità del cardine. Si muove la porta su cui si muove il presente con il suo aspetto di inizio, possibile del passato, esiste una divinità che è assiale, e al cardine dell'apertura della porta, del prima, del dopo, del presente, non gliene frega nulla. Questi rapporti simbolici non sono costruiti a caso, aspettavano un significato filosofico di lettura del cosmo, di lettura dell'uomo e del universo. Poi la filosofia, e ve lo dice uno che diciamo ha perso diversi decimi di vista sui libri di filosofia causa studi, ogni filosofo dà la sua interpretazione. La scienza ancora oggi sta tentando di darci un'immagine via via definita delle cose. E pur tuttavia l'ermetismo resta ancora quella filosofia, quella disciplina fra le poche in grado di descriverci in un modo, se ci pensate, semplice, il nostro rapporto in questo tutto.
dove la nostra interiorità, il nostro centro, può essere anche il centro dell'universo, dove la nostra coscienza sulla circonferenza è parte dell'universo. Perché vedete, la scienza è una bellissima cosa, eh? Non mi troverete mai a dire no, lasciate stare quelle cose scientifiche, no, sono cose, viviamo in un'epoca incredibile da scoperte scientifiche a livello del cosmo, della psiche umana. Pensate che ancora noi che cosa sia la mente umana, la coscienza, la consapevolezza, non lo sappiamo. Chi gli dice che la scienza lo sa, mi sta mentendo, non lo sappiamo. Forse ci arriveremo anche attraverso la scienza. Eppure tuttavia non si tratta di la scienza buona, la scienza. È che una cosa che manca è per l'appunto il cercare di individuare come noi siamo in questo contesto, che rapporto abbiamo rispetto a questo. Adesso, se ritorniamo a la circonferenza, il centro, possiamo arrivare in conclusione pensando a questo. Da quel piccolo fuoco ci sono nati tre modi umani di pensare. Cacciatori che ballavano attorno al fuoco con la lancia per propiziare la caccia. Pensiero magico dove l'azione dell'uomo è un dato fondamentale di ciò che si crea nella realtà. L'interiorità dell'uomo, del suo agire, cambia la realtà. Pensiero magico. E poi c'è quello seduto sul cielo che dice: no, vabbè, cala Merlino, perché in realtà tu sei una piccola cosa. Fuori dal cerchio c'è buio e fuori dal cerchio ci sono i lupi. Quindi, sì, l'uomo è in rapporto col tutto del cosmo e in parte lo può modificare, ma esistono forze più grandi di lui. È meglio che te le fai amiche. Pensiero religioso. All'interno di questa assemblea di persone dove c'era quello che propiziava la caccia, quello che diceva sì, ma facciamoci amici le forze fuori, c'era anche quello che prendeva la torcia e detto: no, vabbè, adesso allora vi faccio vedere che non c'è il lupo. Quindi l'uomo non modifica nulla se non per causa, effetto, azione, reazione, ed è fondamentalmente un nulla che si muove nell'universo. Pensiero scientifico. Centro, circonferenza, fuori dalla circonferenza, hanno generato tutto questo in termini di simboli e di modalità di pensare. Quale sia quello giusto non lo so. Mi viene tuttavia da dire che la via di mezzo, e questo però è un pensiero personale, diciamo fuori conferenza, ok? Fuori dato storico o scientifico, ok? Sia in una sorta di via di mezzo, ovvero sia dove nel viaggio che possiamo compiere fra centro e circonferenza noi possiamo costruire una collaborazione con ciò che sta all'esterno, di scambio. E questo è molto più simile a quello che gli antichi avrebbero chiamato teologia. Domande? Ok, vi lascio con un'ultima riflessione. Ho chiesto un po' di tempo, pochi minuti fa, mi è mai capitato di vedere un panorama e di sentirvi perdere, eccetera. La prossima volta questo esperimento, cioè a mettervi a metà, mantenete un piede in quella
sensazione di presenza voi stessi che ha anticipato queste sensazioni di identificazione con l'esterno. E un passo oltre questo centro, oltre questa circonferenza, azzardatelo. Vi ringrazio.